vi faccio questa domanda: secondo voi Spinazzola viene per fare il titolare o viene per fare magari il jolly a partita in corso per essere comunque un giocatore che può essere decisivo nel secondo tempo? Abemus, il secondo acquisto di questo Napoli di Conte, ragazzi. Dopo Rafa Marin è il turno di Leonardo Spinazzola. Colpo fatto a parametro zero. E siamo qui, signori, per andarlo un po' a scoprire, andare a vedere che giocatore è, che caratteristiche ha, che collocazione tattica può avere nel Napoli di Conte. E per concludere andremo a chiederci se è un acquisto che può essere conveniente, che può, diciamo, fare al caso del Napoli. Prima però di cominciare vi ricordo, come sempre, l'iscrizione al canale, ragazzi, è totalmente gratuita, e poi attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Allora, cominciamo subito, ragazzi, e cominciamo dalle cifre, perché sì, questo è un colpo a parametro zero, però c'è pur sempre il contratto che, secondo Spazio Napoli, si aggirerà sugli 1,8 milioni di euro a stagione. Penso che saranno milioni netti. La cosa però interessante è la durata del contratto, che sarà un biennale. Ora ci si può un po' ragionare, cioè parliamo comunque di un giocatore che attualmente ha 31 anni. Io inizialmente pensavo si trattasse di un 1 più 1, era questa la voce che girava inizialmente. In realtà parliamo di un accordo biennale, quindi 2 anni a tutti gli effetti. Dal punto di vista, ragazzi, dell'ingaggio, praticamente Spinazzola va a prendere la cifra che prendeva Mario Rui, cioè 1 milione e 8 netti. Quindi diciamo che comunque Spinazzola è quel giocatore che andrà a sostituire Mario Rui, che si dice sia pronto ad andare in Portogallo. Quindi esce Mario Rui, entra Spinazzola, escono 1,8 milioni netti per entrarne altrettanti. Questo è soltanto dal punto di vista dell'ingaggio base. Poi sicuramente Spinazzola avrà avuto dei bonus alla firma, delle commissioni, perché sappiamo benissimo che quando si ingaggia un parametro zero, si va quasi sempre poi a, diciamo, a pagare lo scotto nelle commissioni oppure nei bonus alla firma. Però di base va a prendere lo stesso ingaggio che prendeva e che prende tuttora Mario Rui. Detto questo, andiamo a vedere un pochettino qualche info. Allora, innanzitutto, come potete vedere, c'ha un palmarès di tutto rispetto. C'ha un bel europeo, c'ha uno scudetto vinto, c'ha anche un'Europa League, una Supercoppa, quindi qualche trofeo importante. Spinazzola, diciamo che l'ha vinto. Classe 1993, nato il 25 marzo, quindi attualmente ha 31 anni, altezza 1,86 m, e questa già è una grande differenza rispetto a Mario Rui. Posizione, diciamo, di base terzino sinistro, valore di mercato oggi sarebbe 0 perché è un parametro 0. Scendiamo un pochettino e vediamo altri dati. Come potete vedere dal campetto, diciamo, Transfermarkt, come potete vedere dal campetto, Spinazzola fa terzino sinistro, esterno di centrocampo sinistro, ma anche l'esterno destro, quindi possiamo considerarlo un giocatore tatticamente abbastanza versatile. Lui di base è un giocatore che gioca sulla sinistra, ma che ha il piede preferito che è destro. Quindi parliamo di un giocatore che, avendo il piede invertito rispetto alla fascia in cui gioca, possiamo comunque considerarlo un giocatore che magari si fa tutta la fascia e arriva sul fondo per mettere i cross, ma è anche uno che ti dà l'alternativa, cioè che uno che ti può anche tagliare all'interno del campo e andare poi a finalizzare col piede invertito. Quindi ti può dare delle variabili importanti Spinazzola. Andiamo a vedere adesso un po' il rendimento complessivo del calciatore. Come potete vedere, abbiamo dinanzi a noi un giocatore che nella sua carriera ha fatto tantissimi ruoli. Ha giocato principalmente, diciamo, il suo ruolo principale è stato il centrocampista di sinistra, con 172 partite, 13 gol e 27 assist, 61 partite da terzino sinistro, 17 da ala sinistra. Poi ha giocato anche sulla destra, come abbiamo visto prima, 17 partite dalla destra, 16 da terzino destro, 11 da centrocampista destro, addirittura ha fatto 15 partite da centrocampista centrale e 3 da difensore. Quindi ennesima conferma comunque di un giocatore che è molto versatile, che è molto duttile, e qui torniamo alle parole di Conte nella presentazione.
saremo tatticamente duttili. Per quanto riguarda le presenze, comunque parliamo di un calciatore che conosce molto bene la Serie A, sotto questo aspetto molto bene, 164 presenze con 5 gol, 21 assist e 10 cartellini gialli, anche presenze in Serie B. Ha anche presenze europee, 48 in Europa League con 2 gol e 8 assist, qualche presenza in Coppa Italia, qualche presenza nelle competizioni della primavera, una presenza in Conference League e una in Champions League. Quindi totale 363 presenze con 21 gol e 38 assist. Quindi siamo di fronte comunque a un calciatore che per il ruolo che occupa non ti dà tutta questa grande mole diciamo, dal punto di vista della conclusione, cioè 21 gol in 363 partite. Stiamo parlando praticamente di un gol ogni 17 partite circa. Un po' meglio la media sugli assist, però in generale non stiamo parlando di un giocatore che ti crea tanti assist e non ti procura tanti gol. Qui abbiamo un prospetto un po' più dettagliato riguardo le presenze. Nella stagione appena finita ha comunque fatto 24 partite in Serie A e 10 in Europa League con soltanto 3 cartellini gialli. Nella scorsa Serie A, quindi quella 22-23, 26 partite con un gol e 4 assist più 13 presenze nell'Europa League. Nella stagione 21-22, quindi quella dove la Roma vince la Conference League, soltanto 3 presenze. Non vorrei dire una fesseria, ma questa dovrebbe essere la stagione successiva all'infortunio grave che ha avuto in nazionale durante l'Europeo. 20-21, 27 presenze. Comunque, come potete vedere, in generale ha fatto come minimo 23, 24, 25 presenze in campionato, però le partite sono 38 in campionato, quindi questo vuol dire che qualche partita l'ha saltata per infortunio. E questo, ragazzi, purtroppo è il grande punto di domanda ed è il grande problema di Spinazzola, la predisposizione agli infortuni. Come potete vedere, abbiamo una sfilza di infortuni, addirittura abbiamo una seconda pagina. Nella stagione 23-24 ha saltato praticamente 9 partite, anzi 11, no, scherzo, 15, perché ne ha avuto 5 problemi muscolari nella stagione che è appena finita. Nella stagione 22-23 ha avuto 3 problemi che l'hanno tenuto fuori per praticamente 14 partite, quindi quasi un girone intero. La stagione 21-22, quella che vi ho detto prima, quella del grave infortunio che lo tiene fuori praticamente per quasi un anno, ragazzi, 56 partite, 278 giorni fermo, poi altri problemi alla coscia, infortunio al bicipite, infortunio agli adduttori. E se andiamo alla pagina 2, guardate qui, nella stagione 17-18, operazione al legamento crociato, ha saltato 152 giorni, con l'Atalanta, una sfilza di infortuni. Quindi questo è purtroppo l'unico vero neo, l'unico vero dubbio, l'unico vero problema di Spinazzola. È un giocatore che durante la sua carriera ha sempre manifestato infortuni, ha avuto soltanto 2 infortuni seri, tanti infortuni leggeri ma continui, e questo lo ha portato a perdere tutte queste partite nella sua carriera. Quindi occhio, ragazzi, alla predisposizione agli infortuni. Probabilmente Conte ha in mente una preparazione ad hoc per lui. Non lo so, potrebbe essere, però io parto sempre dall'idea che se lo hanno preso è perché lo ha voluto Conte. Tra l'altro, in un articolo di Marzio ieri disse che Conte lo voleva già all'Inter Spinazzola, quindi potrebbe essere una conferma sul fatto che lo ha voluto Conte. Una cosa importante che non ho detto prima sul rendimento riguarda i cartellini gialli. Soltanto 28 cartellini su 363 partite, ragazzi. Quindi questo è un ottimo dato, ci fa capire che dal punto di vista disciplinare Spinazzola è uno che non prende cartellini, addirittura neanche un'espulsione in tanti anni di carriera. Quindi sotto questo aspetto molto bene. Questa invece è la lista di tutti i gol effettuati da Spinazzola in carriera. Vabbè, quelli relativi alla primavera non sono riportati. Dalla stagione 12-13 in poi vediamo 2 gol di testa, 4 gol col destro e uno anche col sinistro. Quindi questo potrebbe significare che comunque Spinazzola, sì, il piede preferito è il destro, però all'occorrenza usa anche il sinistro. Giusto per curiosità, per chi fosse interessato, il numero di maglia di Spinazzola praticamente è sempre stato il 37 dalla stagione 16-17 in poi, quindi penso che anche a Napoli userà la 37.
Detto questo, andiamo a vedere un pochettino le caratteristiche. Questo è un articolo che ho preso da questo sito chiamato Il Legionario, risalente a 4 anni fa, quindi a quando Spinazzola è arrivato alla Roma. E qui già possiamo vedere in questa grafica un po' i punti di forza e i punti di debolezza. Punti forti, dribbling, saltare l'uomo e creare superiorità numerica, da migliorare, come abbiamo visto anche prima. Gli assist, i goal e il gioco aereo. Scendiamo sotto e vediamo praticamente cosa ci dice questo articolo. Allora, nato come ala d'attacco, Spinazzola è piano piano sceso fino a diventare l'esterno che è oggi. Infatti, lui a inizio carriera ha giocato come esterno d'attacco per poi diventare appunto un esterno. All'Atalanta, se non sbaglio, è diventato esterno a tutto campo. Oltre ad essere dotato di grande velocità e spinta, una delle caratteristiche di maggior spicco dell'ex Juve è sicuramente il dribbling e l'abilità nel saltare l'uomo e creare superiorità numerica. Tende spesso ad accentrarsi col destro e sa come creare i giusti presupposti per rendersi pericoloso. Quindi, ragazzi, questa cosa tatticamente può essere interessante perché magari lui si accentra. Essendo un piede invertito, si taglia dentro il campo e quindi lascia praticamente la fascia scoperta e potrebbe lasciarla per l'inserimento del braccetto. No, l'esterno di centrocampo si accentra, quindi taglia verso il campo. La fascia viene occupata dal braccetto sinistro, per esempio potrebbe essere Olivera che si può spingere sulla fascia e sovrapporsi esternamente mentre Spinazzola si sovrappone internamente o comunque un braccetto di sinistra generico. Che arriverà forse Hermoso, non lo so, però questa cosa tatticamente è molto interessante. Poi ovviamente non fa soltanto questo, come ho detto prima, può anche sovrapporsi esternamente e quindi fare il classico terzino che attacca sulla fascia. Spinazzola può inoltre giocare sia come terzino che come esterno di centrocampo da entrambi i lati del campo, privilegiando ovviamente quello sinistro. Ora, Spinazzola terzino non lo so onestamente perché potrebbe essere una cosa abbastanza rischiosa perché alla fine parliamo di un calciatore che è prettamente offensivo e come vedremo anche dopo non eccelle tantissimo nelle caratteristiche difensive, quindi magari terzino sinistro in un assetto bello, diciamo che insomma, c'hai dietro il difensore che tappa il buco lasciato da Spinazzola, non lo so, però terzino in una difesa a 4 magari in qualche occasione, ma di base non ce lo vedo, onestamente. Come ogni giocatore, però, anche lui ha i punti deboli, a partire dal non sempre efficace modo in cui finalizza le numerose azioni che crea. L'assist e il gol non sono infatti il suo pane quotidiano, mentre presenta ancora alcune lacune nell'accorciare sull'avversario e nel gioco aereo. Ragazzi, tenete conto che questo è un articolo di 4 anni fa, adesso Spinazzola ha 31 anni, quindi probabilmente queste pecche le ha conservate perché, come abbiamo visto anche dai dati, non è migliorato dal punto di vista del gol e degli assist. Ora, dal punto di vista della collocazione tattica nel Napoli di Conte, quando abbiamo fatto il video sull'analisi tattica, abbiamo visto bene o male che cosa succede. Cioè, le squadre di Conte cercano molto l'ampiezza sulle fasce. Dando per scontato che si giocherà col 3-4-3 o il 3-4-2-1, gli esterni di centrocampo sono molto importanti, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Ed è per questo che secondo me Spinazzola non sarà il titolare inamovibile, il titolare fisso, perché la fase difensiva deve essere importante e Spinazzola non la fa benissimo. I giocatori laterali devono dare l'ampiezza, devono poi essere influenti dal punto di vista del gioco nella tre quarti offensiva, devono sapersi, diciamo, scambiare con gli esterni d'attacco, magari uno fa la sovrapposizione interna, l'altra fa quella esterna, e questo potrebbe succedere, no? Kvara che sta sulla fascia e intanto Spinazzola che taglia interno verso il campo, potrebbe succedere, oppure il contrario. Le situazioni, diciamo, sono varie, però dobbiamo considerare che Spinazzola non ha fase difensiva. Detto questo, adesso vi faccio vedere una bella cosa che ho scoperto grazie a Vince. Chi è Vince? È un utente su Twitter con cui spesso vi interagisco e mi ha fatto scoprire questa cosa, cioè su SofaScore si possono andare a confrontare i calciatori. E quindi noi adesso andremo a fare il confronto tra Spinazzola e Mario Rui. Perché Mario Rui? Perché Spinazzola viene per prendere il posto di Mario Rui. Allora, nella scorsa Serie A, innanzitutto vediamo subito delle cose. Prendendo Spinazzola tu vai a guadagnarci sicuramente in età anagrafica perché ti liberi di un 33enne
e prende un 31enne, niente di clamoroso, però comunque 2 anni li hai risparmiati, tra virgolette. La cosa importante, ragazzi, è l'altezza. Anche se abbiamo visto prima che il gioco aereo non è proprio il punto forte di Spinazzola. Tu intanto però ti togli Mario Rui, che è 1,68 m, e lo vai a sostituire con uno che è alto, diciamo che ha quasi 20 cm in più rispetto a Mario Rui. E questo potrebbe essere una cosa importante. Queste sono le hitmap, bene o male siamo lì. Spinazzola, diciamo che, come abbiamo visto anche prima, è un esterno che tende ad accentrarsi, quindi lui, come potete vedere qua, c'è più zona, diciamo, calda all'interno dell'area di rigore, a testimonianza quindi che Spinazzola si inserisce dentro l'area di rigore. Invece Mario Rui è uno che sta largo sulla fascia e mette i cross. Anche dal punto di vista della fase difensiva, vedete, Mario Rui fa molta più fase difensiva perché lui comunque è più abituato a fare il terzino, invece Spinazzola non ne fa tantissima. Per quanto riguarda i dati, riguardo le presenze e i minuti, bene o male siamo lì. Un gol per Spinazzola con un XG di 0,24, Mario Rui quasi tutto tendente al 0. Assist entrambi due, però Spinazzola aveva un expected assist di 3,07, quindi diciamo che doveva finire il campionato con 3 assist, invece ne ha portati a casa solo 2. Grandi opportunità create, qui un dato importante, quindi Spinazzola ha creato più grandi opportunità rispetto a Mario Rui, 5 contro 3. Sulle palle lunghe leggermente meglio Mario Rui, con il 51% di passaggi lunghi riusciti. Comunque anche Spinazzola ne fa leggermente di meno, però a livello di accuratezza ci siamo. Spinazzola fa leggermente più cross, ma proprio al decimo, cioè Spinazzola 1, Mario Rui 0,9. La cosa dove, diciamo, c'è una vittoria netta di Mario Rui è la difesa. Intercetti 0,1, Mario Rui 0,7. Quindi Spinazzola è un giocatore che non è proprio bravissimo nell'intercettare le linee di passaggio. Quindi è uno che non ha una grandissima lettura difensiva, non riesce a prevedere quello che succede e quindi a intercettare le situazioni. Contrasti 0,6 Spinazzola, Mario Rui il doppio, 1,3. Dribbling subiti siamo lì più o meno. Sui salvataggi leggermente meglio Mario Rui. Però Spinazzola da parte sua è leggermente, diciamo, migliore riguardo i blocchi, i tiri bloccati. Riguardo invece i dribbling, come abbiamo visto prima, il dribbling è il punto di forza di Spinazzola, 0,8 con il 51% di dribbling riusciti. Contrasti a terra vinti, vince Mario Rui. Contrasti aerei vinti, vince Mario Rui. E questo, ragazzi, è un dato importante perché Mario Rui ha 20 cm in meno di altezza, ma ha vinto più contrasti aerei di Spinazzola. Sul gioco aereo, Spinazzola, diciamo che i centimetri per andare a contrastare sul gioco aereo ci sono, ma non è molto sfruttata questa cosa. Falli fatti, 0,3 per Spinazzola, e l'abbiamo visto prima, dal punto di vista disciplinare è migliore di Mario Rui. La cosa si vede anche qui nei cartellini: Mario Rui 5 gialli, un doppio giallo e un'espulsione, invece Spinazzola 0. Qui poi vi ho messo altri dati, questi però relativi soltanto a Spinazzola. Qui siamo su FBref e vi ho messo praticamente i dati comparati con praticamente i 5 top campionati europei e anche Champions e Europa League negli ultimi 365 giorni. E come potete vedere, ci sono anche qui dei dati molto interessanti. Le azioni da tiro, 2,86 a partita, ed è praticamente nella top 20, chiamiamola così. Passaggi progressivi, ragazzi, 6,39 a partita, quindi questo vuol dire che è un giocatore che verticalizza parecchio, perché cos'è il passaggio progressivo? È quel passaggio che praticamente si avvicina alla porta avversaria, è un passaggio in verticale di almeno 10 metri, quindi Spinazzola è uno che verticalizza tantissimo. E l'abbiamo visto nel video dell'analisi tattica, nelle squadre di Conte la verticalizzazione è ricercata parecchio e deve essere rapida. Tocchi nell'area offensiva, 84%, 2,14 a partita, quindi appunto è un giocatore che è molto presente nella tre quarti offensiva. Passaggi progressivi ricercati, cioè i passaggi progressivi che lui riceve, invece quelli che abbiamo visto prima sono quelli che lui effettua. Quindi questo che vuol dire? Lui è uno che lancia in verticale i compagni e non è uno che si inserisce e riceve la verticalizzazione, ok? Lui è quello che lancia il compagno.
gli ultimi 5 dati abbastanza significativi e molto chiari. Sulla fase difensiva siamo messi malissimo. Qualcosina proprio sui blocchi, ma nel complesso abbiamo avuto la conferma che dal punto di vista della fase difensiva Spinazzola non ti dà niente. E qui sulla destra vedete un po' i giocatori che possono essere ritenuti simili a Spinazzola. Ci abbiamo Bellanova, ci abbiamo Cambiaso della Juve, Zortea, Kyriakopoulos, Frimpong delle Leverkusen, quindi questo è quanto. Dal punto di vista della collocazione tattica c'è poco da dire, cioè lui penso che agirà principalmente sulle fasce, quindi farà il quarto barra quinto di centrocampo a sinistra o a destra. Sotto questo aspetto siamo messi molto bene perché tu comunque c'hai uno Spinazzola che gioca sia a sinistra che a destra, c'hai anche Mazzocchi che gioca sia a sinistra che a destra, quindi hai due giocatori che dal punto di vista della versatilità ti danno tanto. Esterno d'attacco in un ipotetico attacco a tre, nei casi di estrema emergenza, perché lì in teoria ci sarebbe Kvara. Quindi di base lo andiamo a collocare su centrocampista di sinistra barra centrocampista di destra. Spinazzola viene a fare il titolare? Onestamente non credo. Potrebbe essere magari quel cambio a partita in corso. Che so, lo metti al 60esimo con le difese avversarie stanche, lui comunque fresco che sa saltare l'uomo, sa creare superiorità numerica, può essere un'arma utile a partita in corso, ma dal primo minuto onestamente non ce lo vedo. Spinazzola di base è un calciatore dalle qualità diciamo valide, è un giocatore assolutamente valido. L'unico problema, ragazzi, sono gli infortuni. Io tendo a considerare Spinazzola una scommessa più che altro per gli infortuni, ma se fosse un giocatore integro sarebbe sicuramente un giocatore importante su cui puntare, però dobbiamo vedere come risponderà al suo fisico, dobbiamo vedere come risponderà agli allenamenti di Conte, dobbiamo vedere se reggerà durante tutto l'anno senza infortunarsi troppo. Io mi auguro che il Napoli prenda un altro esterno sinistro di centrocampo perché sinceramente la coppia Olivera-Spinazzola non mi convince tantissimo. Olivera sì, te la può fare la doppia fase, però in fase di rifinitura non è questo granché. In difesa ti può dare tanto, però davanti non tantissimo. Spinazzola è il contrario, quindi sotto questo punto di vista si possono considerare anche un po' complementari. Però io mi auguro che venga preso un altro esterno e che magari Olivera venga arretrato a braccetto di sinistra. Per me comunque è un acquisto che ci può stare in un'annata dove comunque devi fare solo il campionato. È una scommessa che diciamo che ti puoi permettere. Economicamente comunque non è così dispendioso. Dobbiamo soltanto sperare che non si faccia male. È tutto lì la questione. Se non si fa male, allora possiamo contare su un giocatore valido. Se si fa male, lì poi sono problemi. E quindi ragazzi, questo è quanto. Fatemi sapere la vostra nei commenti e vi faccio questa domanda. Secondo voi Spinazzola viene per fare il titolare o viene per fare magari il jolly a partita in corso per essere comunque un giocatore che può essere decisivo nel secondo tempo? Ditemi un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel like per il video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale che è totalmente gratis. Detto questo, io vi auguro un buon sabato e una buona domenica. Ci vediamo sicuramente lunedì o comunque la settimana entrante. Buon weekend e sempre e comunque Forza Napoli! Thank you.